Da qualche parte oltre l'arcobaleno cantava la giovanissima Judy Garland, fantasticando di un mondo idilliaco dove tutto è colorato nel famosissimo film Il Mago di Oz di Victor Fleming. La storia di una ragazzina che con il suo cagnolino si ritrova in una realtà fuori dall'ordinario e deve affrontare situazioni e personaggi di ogni tipo. Uomini di latta che vorrebbero un cuore umano, leoni paurosi che tentano di trovare il coraggio e spaventapasseri parlanti dall'intelligenza superiore. Per non parlare di maghi un po' pazzi, fatine che esaudiscono i desideri e streghe cattive contro cui combattere. Oggi la leggenda di questa fiaba, che nasce sotto forma di romanzo ma che è stata resa celebre dal cinema, torna a rivivere grazie alla Leggenda di Oz, film d'animazione che riparte laddove la pellicola con la Garland si era interrotta. È incredibile, Totò! Siamo di nuovo qui a Oz! Ritroviamo infatti la piccola Dorothy nella sua casa in Kansas dopo il tornado che l'aveva portata nel mondo fattato di Oz. Giusto il tempo di riadattarsi all'aria della sua città e la giovane e il cane Totò vengono richiamati attraverso un magico arcobaleno a fare ritorno ad Oz. La nostra preziosa principessa! Sweetlanda! Il regno infatti è messo in pericolo da un cattivissimo giullare che sta distruggendo ogni cosa. Dorothy deve nuovamente combattere per salvare il paese. Ad aiutarla in questa seconda impresa, nuovi buffi personaggi. Una principessa di ceramica, un generale candito e un grasso gufo dall'implacabile parlantina. Wow! Tu sei davvero un gufo grandioso! Come nel film della Garland, a trionfare sarà il bene, il coraggio, l'amicizia. Il tutto condito da una colonna sonora scritta per l'occasione dal cantante americano Bryan Adams. Ci sarà sempre un arcobaleno quando ne avrai bisogno. Ritornano dunque gli ingredienti che hanno fatto grande il film di Fleming del 1939. Canzoni create appositamente, mondi fantastici costruiti con colori ed effetti speciali, una storia dalla morale precisa in cui sono i buoni a vincere. Ma certo la pellicola con la Garland rimane inarrivabile. Le versioni precedenti che si ispiravano ai libri del Mago di Oz e quelle successive, compreso un musical di notevole successo tuttora in scena a Broadway, non raggiungono la stessa intensità. La chiave dell'unicità dell'opera diretta da Fleming sta proprio nella sua protagonista, Judy Garland, e nella sua anima contraddittoria. All'epoca aveva solo 16 anni, infatti, ma era già una stella affermata del firmamento hollywoodiano. Sapeva cantare e ballare benissimo, ma la sua vita privata era già un disastro. Lei stessa raccontò di fare uso di barbiturici durante le riprese del film e che la madre l'aveva introdotta alle anfetamine. La sua vita sentimentale fu altrettanto caotica, con 5 mariti e altrettanti divorzi. I problemi mai risolti di alcol e di droga infine la portarono a morire ad appena 47 anni dietro il palcoscenico durante un'esibizione. Una donna complessa dunque, che forse, come la sua Dorothy, cercava solo un posto tranquillo oltre l'arcobaleno. Oh, why can...